Bene, siamo qui per la prima intervista del Post Fest 2012 per Iron Folks e abbiamo qui gli Enderweed. Ho pronunciato giusto? Sì. Visto che siete una band emergente, prima di tutto parliamo di voi, cioè chi siete, che musica fate, informazioni generali, da quanto esistete. Chi siamo? Siamo 5 persone che parla forte, che non si sente niente. Siamo 5 persone che provano a fare full metal e ci proviamo da quanti anni? 4 anni, sì. 4. Già 4 anni facevamo death metal una volta, ci siamo passati al folk da 2 anni con anche il nuovo nome. E la nostra musica, beh, è un classico folk metal influenzato da più parti, dal thrash, dal death, dal black. Abbiamo parecchie influenze, non ci specializziamo su un solo genere, quindi è abbastanza ampio. Appunto, infatti, la domanda cattiva che ti avevo detto. È che la carta che così sappiamo. No, lascia stare, è voler male alle persone. Vabbè, io riassumo dal vostro MySpace. Dite partenza melodic death metal, poi vabbè influenza folk metal, definite le tracce del vostro EP Viking metal, epic folk metal, Celtic metal e il vostro sound come pagan folk metal. Abbiamo ma non siete chiari. Un po' stanchi di tutto questo? Cioè grossi dubbi. Ma diciamo che abbiamo le idee molto chiare dal punto di vista del genere. Ma dunque, diciamo che in questo CD abbiamo voluto un po' sperimentare diversi campi del folk metal. Ovviamente nelle nostre nuove canzoni stiamo cercando comunque di andare su un genere più omogeneo, più nostro, e quindi abbiamo un po' sperimentato, diciamo che abbiamo mischiato un po' tutto. Sì, introducendo anche un violoncello. Ci è venuto bene. Sì. A proposito di strumenti strani, tra i vostri strumenti chiamiamoli folk, spizza il bouzouki, che è un liuto greco anche molto dolce, tra l'altro, che cioè, in Castle Rhymes mi è piaciuto parecchio, devo dire, che lo usate molto bene. Se volete parlarne un po' di chi è che lo suona e quando... eccolo. Sempre io, ma infatti, cioè, non lo so. Solo bastante. Dunque, lo suono, me ne sono innamorato guardando gli Omnia, magari qualcuno li conosce, di questo strumento irlandese, appunto, l'ho comprato, suonando da autodidatta. Ho poi deciso di introdurlo in alcune tracce del CD e probabilmente lo farò anche in futuro sui nuovi pezzi, quindi è uno strumento che mi piace molto, s'addice anche alla mia idea di suono corposo, ciccione, quindi mi piace. Obeso! Mi piace! Mi piace l'obiettivo! Siete i giovani che quest'anno apriranno le danze al FOSC, che è un'opportunità molto grande che ha portato fortuna a tanta gente. Sì, speriamo che come va? Fino a ieri tutto bene, poi stamattina siamo usciti a Seriate e c'è venuta una sprizza assurda. No, scherzo, comunque diciamo che ci siamo presi bene. Negli ultimi 4 giorni abbiamo... Quando si sta la prova abbiamo spinto, suonato. Diciamo che abbiamo usurato gli amplificatori. Sì. Sperando a cambiarli, abbiamo fatto scoppiare le valvole degli amplificatori. Raccomando, No, qua no, che poi ci... No, cioè, basta che non spaccate le pelli a Edo, che già ne rompe abbastanza. Sto guardando. Hai già lì col mio. Voi non lo vedete, ma è già lì col fucile puntato. Salutiamo Roberto Freri che è qui a... Ciao! Dopo facciamo due chiacchiere. Comunque, parliamo del... Torniamo in tema. Parliamo dell'EP, che per l'appunto... Cioè, è un EP come tanti altri, cioè siete il vostro primo EP, bla bla bla. Però devo dire che è prodotto piuttosto bene. Cosa volete dire sul vostro EP? Come primo EP, cioè, è stato anche un prodotto e non ho mai lavorato su un CD, diciamo, in questo modo. Però, cioè, ci sono molti punti di miglioramento e di punti di forza su cui dobbiamo investire in futuro.
E poi invece prossimamente il prossimo lavoro su cui stiamo iniziando a lavorare abbiamo intenzione di fare una cosa molto più seriamente con qualche appoggio, con qualche appoggio magari. Un appello agli ascoltatori. Esatto. Se c'è qualche produttore che ha voglia di una band, siamo qua presenti. Con qualche novità in merito anche. Strumentini strani. Strumenti e anche il lavoro in sé. Va bene, io sarei arrivato all'ultima domanda, che visto che tu segui le mie interviste sai che è libera. Ah, sì, quindi... io le seguo tutte le interviste, ormai sono affezionato. E quindi, niente. Schiuma su quelle dei Diabula e Luca lo saluto. Ciao Luca! Sì, vabbè, ma quelle dei Diabula sono un po' particolari perché lui fa sempre di testa sua. Sì, sì, infatti, tutte le altre di solito c'è la stessa domanda. No, ma senti, mi metti a raccontare il Medioevo. Per esempio, quindi... nel Medioevo. Esatto. No, e quindi, Luca, prego. Possiamo dire quello che vogliamo? Sì. Beh, dunque, noi siamo qua, alle 4 suoniamo, ci distruggiamo e speriamo di vedervi in futuro. Come mondiale, come mondiale. Come l'abbiamo parlato, è il primo passo per la conquista del mondo. Uccidetelo, per favore. Occitania libera, mi dice il partnerista. Mi raccomando. Viva la Chiesa. Viva gli elfi. Viva gli elfi. Siamo contenti di venire qua. Va bene. Saluti. Ok, ciao. Grazie.